Oggi siamo qua perché il comitato intende insomma riprendere la lotta sul territorio per continuare a dire no agli inceneritori, ma soprattutto per promuovere una nuova forma di gestione del ciclo dei rifiuti. La lotta contro l'inceneritore consiste sostanzialmente in due aspetti. Uno è quello, diciamo, che determina la difesa del territorio e dell'ambiente. Sappiamo insomma che è di pochissimi giorni fa appunto la questione relativa all'inquinamento di uova e latte contaminate da diossine, e l'altra è quella invece di una difesa del territorio dal punto di vista economico e sociale, perché comunque l'alternativa all'inceneritore come chiusura del ciclo è un'alternativa virtuosa sia dal punto di vista ambientale ma soprattutto dal punto di vista economico, perché può permettere, diciamo, nuovi posti di lavoro e soprattutto, diciamo, sviluppare un'economia appunto alternativa su un territorio che proprio in questo periodo, in questo momento, vede anche la questione dell'acciaieria con i 550 esuberi. Quindi oggi siamo in piazza per continuare la lotta che ha sempre contraddistinto il comitato, ovvero quella contro gli inceneritori, e soprattutto per difendere la città da un inquinamento ambientale e anche alimentare a questo punto, e soprattutto per difenderla e offrire una nuova prospettiva dal punto economico e sociale. 3 anni fa è entrato in funzione a dicembre 2012, quell'altro lo stanno proprio sistemando adesso, quindi sono impianti nuovi di zecca che hanno una vita attorno ai 20-25 anni. La battaglia quindi è chiuderli, e dobbiamo sbattere in faccia alle autorità locali che la contaminazione c'è, che per l'ennesima volta voi ci avete anche le prove, non potete più arrampicarvi su nessuno specchio, dovete chiudere gli inceneritori. E noi dobbiamo chiudere gli inceneritori ed obbligare il comune a farci la differenziata. Facciamola anche dove non la raccolgono. Mettiamo i cassetti differenziati anche dove non la raccolgono. Dobbiamo obbligarli, la devono fare. Non è pensabile che ci si consideri ancora un branco di ignoti. Ci sono un sacco di città in Italia dove le percentuali di differenziata sono altissime, da nord a sud. Non ci sono separazioni con maggiore o minore intellettualità. Dal nord al sud Italia ci sono città fenomeno, ma che c'hanno questi di più di noi? Non c'hanno gli inceneritori, e quindi non hanno interesse a bruciare, e quindi hanno interesse a recuperare la maggior parte di materia riciclabile da vendere per avere dietro guadagni. Questo è quello che deve succedere a Terni, ma lo dobbiamo obbligare noi, il governo della città, a farlo. Chi di noi insegnante nelle scuole, chi di noi lavora in una ditta, in un'impresa, là dentro, chi lavora all'ospedale, dovunque, a casa, dovunque, dobbiamo obbligarli a venirci a raccogliere la roba differenziata e convincere quelli che stanno vicino a noi a fare la stessa cosa. E se per 2 giorni quella roba puzza, sappiamo che lo stiamo facendo per noi, che è una battaglia giusta e che vinceremo.